Allora, questo è il tema che vogliamo dimostrare, no, un'altra cosa. Allora, questo problema è costituito da 5 affermazioni. Prendiamo per ipotesi due funzioni integrali secondo Riemann. La prima affermazione dice che l'integrale della somma, la funzione della somma è integrabile secondo Riemann, quindi la somma di due funzioni integrabili secondo Riemann è integrabile secondo Riemann, e che l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali. La seconda affermazione, forse è meglio dire prima questa. Cominciamo con una costante positiva, l'integrale di lambda f è uguale a lambda volte l'integrale di f. Cioè, se f è integrabile secondo Riemann, anche lambda f è integrabile secondo Riemann. Inoltre, la costante per cui ho moltiplicato la f si può portare al di fuori del segno di integrale. Allora, questo lo vediamo, vale per tutte le costanti, però lo vediamo prima per le costanti positive, poi a parte lo dimostriamo che la costante è uguale a meno 1. Allora, se vale per le costanti positive e vale per la costante meno 1, vale per tutte le costanti, perché per esempio se devo portare fuori l'integrale meno 3, porto fuori prima il 3 e poi il meno 1, o viceversa, prima il meno 1 e poi il 3. Quarta osservazione, questa è banale, anche se meglio che diciamo, le prime tre parti del teorema si compendiano dicendo che l'integrale è funzionale lineare, cioè rispetto alla combinazione lineare. La quarta ci dice che l'integrale è un funzionale positivo. Questa è un'osservazione banale: se una funzione è maggiore o uguale di 0, integrabile secondo Riemann, allora il suo integrale deve essere maggiore o uguale di 0. Viene direttamente dalla definizione. L'ultima affermazione ci dice che se una funzione è integrabile secondo Riemann, il suo valore assoluto è integrabile secondo Riemann e il valore assoluto dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del valore assoluto. Ok? Ok. Dobbiamo semplicemente adesso fare la dimostrazione. Sono tutte proprietà abbastanza elementari, quindi diciamo si tratta semplicemente di scrivere le definizioni. Siamo di
Allora, cominciamo con la prima affermazione. Ah, qua mettiamo lambda maggiore o uguale a 0, che ovviamente anche la costante è 0. Allora, dimostrazione. Allora io so che la F integrabile secondo Riemann, allora dico sia epsilon maggiore di 0, esiste una funzione phi con 1 minore o uguale di F minore o uguale di psi con 1, tali che phi con 1 e psi con 1 sono ascalini. Poi so anche che l'integrale su R di psi con 1 di x meno phi con 1 di x di dx è minore di detto epsilon mezzo. Per la precisione io so che l'integrale di f, lo scrivo i di f, è compreso tra l'integrale di su R di phi con 1 di x e integrale su R di psi con 1 di x. Questo semplicemente per la definizione. L'integrale di f è l'estremo inferiore dell'integrale di ascalino maggiorante e l'estremo che deve coincidere con l'estremo superiore dell'integrale. È compreso tra l'integrale di due funzioni ascalino rispettivamente minorante e maggiore. Ah, per lo stesso motivo esistono phi con 2 minore uguale di g minore uguale di psi con 2, tale che phi con 2 e psi con 2 sono funzioni ascalino e che l'integrale della differenza sia minore di epsilon. Quindi anche qui so che l'integrale di g è compreso tra l'integrale di r con 2 e l'integrale su R. Adesso dobbiamo semplicemente fare la somma. Una somma la facciamo qua. Qui abbiamo phi con 1 più phi con 2 che sarà minore o uguale di F più G che sarà minore o uguale di psi con 1 più. Osservate che phi con 1 più phi con 2, psi con 1 più psi con 2 sono funzioni ascalino. Allora, quindi questa è una funzione ascalino. Minorante f più g, questa è una funzione ascalino, maggiorante f più g. Adesso, quando vado a fare l'integrale su r di psi con 2 più psi con 1 meno psi con 2 più phi con 1, scusate, non ci metto di x, ma per brevità, ma dovrei scrivere qui sommando l'integrale di questa differenza è l'integrale della somma delle differenze di sopra, quindi l'integrale di una somma è la somma degli integrali, ciascuno di questi due integrali era maggiore di 0, maggiore o uguale di 0 e minore di epsilon mezzi, quindi questo integrale ovviamente risulta maggiore o uguale di 0 e minore di epsilon mezzi più epsilon mezzi che fa epsilon. Quindi cosa ho ottenuto? Ho appena dimostrato che f più g è integrabile secondo Riemann, perché ho preso epsilon maggiore di 0 arbitrario, ho trovato due funzioni ascalino, una maggiorante e una minorante, tale che l'integrale della differenza è minore di epsilon. Rimane però da dimostrare che gli integrali sono uguali. Io ho solo dimostrato che la somma è integrabile secondo Riemann. Devo ancora dimostrare che l'integrale della somma è uguale alla somma degli integrali. Allora, siccome per definizione l'integrale della somma è compreso tra l'integrale di phi con 1 più phi con 2 e l'integrale su R di psi con 1 più psi con 2. Però
io perché? Io ho appena dimostrato che è integrabile, l'integrale della funzione deve essere compreso tra l'integrale di una funzione a scalino minorante e l'integrale di una funzione a scalino maggiore. E quindi questo è per definizione. D'altro lato, se adesso faccio una terza somma in queste disuguaglianze, cosa trovo? Trovo che integrale di f più integrale di g è compreso esattamente tra gli stessi valori, perché sommando qua mi viene integrale di ψ1 e qua mi viene integrale di ψ1. Allora, come vedete, questi due numeri a priori sono diversi, però sono compresi negli stessi, questo è un intervallo della lettera reale, sono due numeri fissati. Quindi se vado a fare la differenza, integrale di f più g meno integrale di f meno integrale di g in valore assoluto, cosa posso dire? Beh, se io prendo un intervallo AB e prendo due numeri x e y qua dentro e faccio la differenza in valore assoluto, cioè cosa sto facendo? La distanza di x da y, la distanza di x da y non può superare la lunghezza dell'intervallo, non può superare, cioè b meno a. Quindi quando questo chiamate questo x, l'altro chiamate y, questo non può superare la lunghezza dell'intervallo. Ma la lunghezza dell'intervallo chi è? La lunghezza dell'intervallo è esattamente questa integrale qua, integrale su r di ψ2 più ψ1 meno ψ2 più ψ1 o meno ψ2 che comunque è minore di epsilon. Quindi io ho appena dimostrato che fissando un numero epsilon arbitrario, l'integrale della somma meno la somma degli integrali in valore assoluto è più piccolo di epsilon. Siccome epsilon è arbitrario, in realtà l'unico modo che rende questa cosa possibile è che questi integrali siano uguali, quindi l'integrale della somma è uguale alla somma integrale. Fine della dimostrazione, diciamo questo primo punto della dimostrazione. Adesso io cancello questo primo punto della dimostrazione, passo agli altri, invece l'enunciato lo lascio lì. Ok, dubbi? Devo fare una cosa molto semplice, molto lineare, l'integrale lineare, anche la dimostrazione è una cosa abbastanza lineare. Adesso prendiamo lambda maggiore o uguale di 0, cioè dimostriamo prima il punto 3. Allora noi sappiamo se lambda uguale a 0 la tesi è banale, cioè se ci metto 0 è chiaro che viene la funzione è 0, per qualunque funzione viene 0, l'integrale di 0 vale 0. Quindi passiamo subito al caso lambda maggiore di 0. Ok? Qua adesso diciamo sia epsilon maggiore di 0, esiste una funzione phi minore o uguale di f e minore o uguale di psi, queste due funzioni sono a scalino come al solito, tali che l'integrale di psi meno phi è minore di epsilon su lambda. Ma sta cosa me la potevo risparmiare comunque. Quindi adesso lambda f
sarà compreso tra lambda phi e lambda psi, e l'integrale su R di lambda psi meno lambda phi è minore di epsilon su lambda per lambda che fa epsilon. Qui la lambda la posso portare fuori perché stiamo parlando di integrale di funzione a scalino, e lì sappiamo che le costanti si possono portare fuori. Per mostrare che gli integrali sono uguali, quindi potremmo dimostrare direttamente che gli integrali sono uguali, vabbè, ripetita Juan, in realtà l'integrale di f era l'estremo superiore dell'integrale di phi, tale che phi a scalino phi è minore o uguale di f. L'altro è inutile scrivere perché tanto devono coincidere, ma l'integrale di lambda f è uguale all'estremo superiore di integrale, una funzione a scalino è, diciamo, lambda f se f è più grande di phi, se solo se lambda f è più grande di lambda phi. Quindi qua, invece di fare l'estremo superiore dell'integrale di funzione a scalino meno di lambda f, faccio l'integrale di lambda phi tale che phi è a scalino e phi è minore o uguale di f. Una funzione a scalino più piccola di lambda f è del tipo lambda phi, dove phi è una funzione a scalino meno uguale di f. Quindi scrivere così, o scrivere direttamente la definizione integrale di lambda f è la stessa cosa. Ma qui lambda si porta fuori perché sono integrali di funzione a scalino, e quando faccio l'estremo superiore di una certa classe numerica, se coltivo questa classe numerica per una costante positiva, l'estremo superiore si moltiplica per la stessa costante positiva. Quindi porto fuori il lambda, quello che rimane è l'integrale di f, è l'estremo superiore di questa roba qui che è l'integrale di f, e quindi il risultato è dimostrato. Quindi se la costante è positiva non ci sono problemi. Vorremmo ottenere lo stesso risultato con le costanti negative. Per ottenere lo stesso risultato con le costanti negative basta mostrare il risultato per la costante meno 1, perché se posso portare fuori meno 1, ripeto, il risultato varrà per qualunque costante negativa. Anche qui cancello, e qui l'osservazione base qual è? È che adesso l'osservazione base la facciamo qua, che f è compreso tra phi e psi se solo se meno f è compreso tra meno psi e meno phi. Ok? Questa è l'osservazione. Quindi adesso diciamo sia epsilon maggiore di 0, esiste phi minore uguale di f minore uguale di psi, phi e psi sono a scalino, tali che l'integrale su r di psi di x meno phi di x di x è meno uguale di x. Allora, per lo stesso motivo, meno f è compreso tra meno phi e meno psi, ma l'integrale su r di meno phi di x meno meno psi di x, ci fate caso, viene uguale a quello di prima. Cioè le funzioni sono invertite, però se vado adesso a fare quella di sopra meno quella di sotto, la differenza è rimasta la stessa, perché ho invertito il segno delle funzioni, ma ho invertito anche pista di sopra e pista di sotto, quindi quando vado a fare la differenza rimane uguale. Questo viene ancora
meno per meno fa più, viene psi meno fi, e quindi questa integrale chiaramente è maggiore o uguale di 0, ma è minore. Questo dimostra che siccome la f è integrabile secondo Riemann, anche la meno f è integrabile secondo Riemann. Per dimostrare che l'integrale di meno f è uguale a meno l'integrale di f, per esempio, l'integrale di f chi era? Era l'estremo superiore dell'integrale di φ, dove φ è una funzione a scalino e φ è minore o uguale di f. Ma se φ è minore o uguale di f, meno φ è maggiore o uguale di meno f. Quindi questo è uguale, diciamo, l'integrale di meno f è uguale all'estremo inferiore dell'integrale di meno φ, tali che φ è a scalino e φ è meno uguale di f. Ma qui il meno si porta fuori. Adesso si può portare fuori anche dell'estremo inferiore? Sì, ma quando si porta fuori l'opposto dell'estremo inferiore di una classe numerica, se io cambio segno a tutti gli elementi della classe numerica, l'opposto dell'estremo inferiore diventa l'estremo superiore, come lo faccio vedere con un disegno. Quindi portare quel segno, l'inf diventa sup, qua diventa integrale di φ dx, tali che φ è a scalino e φ è meno uguale di f. Ma questo è l'integrale di f, quindi viene meno integrale di f di x. Perché l'opposto dell'estremo inferiore di una classe numerica, supponete di avere un insieme A, questo insieme A possiede estremo inferiore uguale a 2 e estremo superiore uguale a 3. Fate l'opposto di questo insieme, cioè l'opposto di questo insieme sarà fatto da tutti i numeri che sono gli opposti dei numeri che stanno in A. Allora significa prendere questo insieme e ribaltarlo da quest'altra parte. Quindi stavolta vedete che i numeri, diciamo gli elementi dell'insieme A saranno compresi tra meno 2 e meno 3. Quindi quando andrò a fare l'estremo superiore di meno A, che farà meno 2, questo sarà uguale a meno l'estremo inferiore di A. Questo è l'opposto dell'estremo inferiore di A. L'estremo superiore di questo è l'opposto dell'estremo inferiore di questo. Viceversa, l'estremo inferiore di meno A è uguale a meno l'estremo superiore di A, sempre per via di questo ribalto. Quindi quando io porto il meno fuori da qui, il meno lo porto fuori ma l'inf diventa su, e quindi mi ritrovo esattamente con definizione di integrale, perché l'integrale di f coincide sia con quel sup sia con quell'altro. Se fate il ragionamento con l'inf da sopra invece che con il sup da sotto, viene esattamente la stessa cosa. Va bene? Quindi abbiamo dei piccoli ragionamenti, abbiamo mostrato che la somma è di due funzioni integrabili secondo Riemann e integrabili secondo Riemann. Se moltiplico la funzione integrabile secondo Riemann per una costante rimane ancora integrabile secondo Riemann, e che l'integrale è un funzionale lineare, cioè l'integrale della somma è la somma degli integrali, le costanti si portano. Poi la quarta proprietà, abbiamo detto, cioè se una funzione è maggiore o uguale di 0, l'integrale è maggiore o uguale di 0 è un'ovvietà. E rimane da dimostrare la quinta, cioè quella relativa al valore assoluto. Allora, per poter dimostrare la quinta proprietà, per prima cosa parliamo di parte positiva e parte negativa. Allora,
già qualche volta abbiamo detto che A con questo simbolo 0 è il massimo tra A e 0. A invece, diciamo, la V rovesciata a 0 è il minimo tra A e 0. Quindi la parte positiva di una funzione ha il più, sì, lo mettiamo qua. Se vi ricordate, quando dicevamo il valore della funzione in x da destra, non lo mettevamo il più qua, lo mettevamo il più, lo mettevamo vicino a x, così non ci sono confusioni. Questo è il massimo tra f e 0. La parte negativa invece è meno il minimo tra f e 0. Quindi fate attenzione, qua c'è veramente f di x 0, cioè fate il minimo tra f e 0 e poi cambiate segno, quindi sia questa che questa sono maggiore o uguale a 0. Mi sapete ricostruire da queste definizioni, mi sapete ricostruire la f, che è f di x è la parte positiva meno la parte negativa. Sì. Allora, per capirci, se la mia funzione f è fatta così, allora la parte positiva di questa funzione qua è questa, è tutto quello che emerge dal 0 per 0. La parte negativa, se ci fate caso, è la funzione che stava sotto a 0 e poi la dovete cambiare di segno, cioè dovete ribaltare la funzione da sola. Adesso se faccio la parte positiva più la parte negativa, che cosa mi è venuto? Se faccio invece di fare la differenza di trovare f, faccio la somma, che mi viene? Che è questa funzione rispetto a prima? Il valore assoluto. Quindi abbiamo queste relazioni. Oh, metteteci dei numeri, quella vale x per i, quella vale per ogni x. Metteteci dei numeri, lo vedete su. La parte positiva di un numero coincide con il numero stesso se il numero è positivo, con 0 se il numero è negativo. La parte negativa coincide con 0 se il numero è negativo e l'opposto del numero se il numero scusate, con 0 se il numero è positivo e con l'opposto del numero se il numero è negativo. Quindi facendo queste, la differenza di loro, in ogni caso viene il numero di partenza, facendo la somma viene il valore assoluto. Oh, l'osservazione, supponiamo per un attimo che, diciamo, supponiamo di aver dimostrato questa disuguaglianza, cioè questa implicazione, supponiamo di aver dimostrato questa implicazione. Allora, da quel risultato cosa si ha? Si ha che il valore assoluto dell'integrale di f è uguale al valore assoluto dell'integrale della parte positiva meno l'integrale della parte negativa. Ma questo in ogni caso è più piccolo dell'integrale della parte positiva più l'integrale della parte negativa. È chiara questa disuguaglianza? Qui ci sono due numeri, entrambi positivi. Prima faccio la differenza e prendo il valore assoluto.
Il valore assoluto lo prendo solo perché potrebbe essere più grande quello negativo, no? Per esempio, pensate a 7 e 5. O fate 7 meno 5, o fate 5 meno 7, qua il valore assoluto al massimo può venire 2. Qua invece sta facendo 7 più 5, cioè sta sommando entrambi i numeri. La somma di due numeri è sicuramente più grande del valore assoluto della loro differenza, la somma di due numeri positivi. Ma questa somma è uguale all'integrale su R della somma, la somma di integrale è uguale all'integrale della somma, ma la somma è il valore assoluto e quindi otteniamo che il valore assoluto è integrabile e il valore assoluto dell'integrale è minore o uguale dell'integrale del valore assoluto, semplicemente perché l'integrale del valore assoluto, sia l'integrale della parte positiva sia l'integrale della parte negativa, si sommano. Invece nella f, nel valore assoluto dell'integrale della f, prima fa la differenza e poi prendo la differenza di valore assoluto. Anche se prendi il valore assoluto dopo, è comunque, se c'è una differenza effettiva, cioè quei due numeri erano entrambi strettamente positivi, come dire, viene anzi sicuramente in quel caso un valore più piccolo, perché, come dire, c'è un effetto di cancellazione. Ok. Quindi mi rimane solo da dimostrare questa implicazione, cioè che se f è integrabile secondo Riemann, la sua parte positiva, lo faccio per la parte positiva, per la parte negativa il discorso è analogo. Allora, l'osservazione è questa: se f è compresa tra φ e ψ, questo mi implica che la parte positiva è compresa tra la parte positiva di φ e la parte positiva di ψ. Ma chiaramente, se faccio la parte positiva di ψ meno la parte positiva di φ, questo è più piccolo di ψ meno φ. Queste sono le due osservazioni. Quindi anche l'integrale di questo è più piccolo dell'integrale di questo. Adesso a queste osservazioni dovete aggiungere sia epsilon maggiore di 0, esistono due funzioni a scalino qui e psi, tali che questa è minore di epsilon. Allora anche questa differenza è minore di questa, che è minore di epsilon, e quindi avete dimostrato che anche la parte positiva è integrale. Oh, questo è inutile che vi mettete a dimostrarlo algebricamente, cioè con pazienza lo potete dimostrare algebricamente, ma è più facile da vedere algebricamente, da geometricamente, perché se la mia funzione era fatta così, ok? Adesso questa mia funzione la dovevo approssimare da sotto e da sopra, semplicemente quando passo alla parte positiva, su questo pezzo metto tutto, dove la funzione vale valori negativi, metto tutto a 0, e sugli altri pezzi l'approssimazione la lascio stare. Allora vedete che il volume di quelle che avevamo chiamato le scatole, cioè la parte che diciamo compresa tra i grafici, la funzione a scalino da sopra e la funzione a scalino da sotto, diminuisce. Perché diminuisce? Perché le scatole che stavano di sopra all'asse della scissa sono rimaste uguali, le scatole che stavano di sotto all'asse della scissa sono state appiattite a 0. Quindi vuol dire che questa differenza è più piccola di questa differenza, questo integrale è più piccolo di questo integrale, se questo integrale è minore di epsilon, anche questo è minore di epsilon. Quindi se la f è integrabile secondo Riemann, anche la parte positiva è integrabile secondo Riemann. È chiaro che in maniera del tutto analoga, se diciamo f è integrabile secondo Riemann, anche la parte negativa è integrabile secondo Riemann, e quindi otteniamo il risultato che avevamo preannunciato. Quindi queste sono le proprietà di base dell'integrale. Si dice cioè che l'integrale è un funzionale lineare e monotono. È lineare e monotono, cioè è lineare perché rispetta le combinazioni lineari,
monotono perché rispetta le funzioni più grandi, se f è minore o uguale di g, l'integrale di f è più piccolo dell'integrale di g. È la stessa cosa che dire che se f è maggiore o uguale di 0 l'integrale è positiva, tenendo conto che l'integrale è lineare. È questa la monotonia è poi anche equivalente al fatto che il valore assoluto dell'integrale è minore o uguale all'integrale del valore assoluto, ok? Quindi le ultime due sostanzialmente dicono che sono, diciamo, dicono che l'integrale è monotono, ok? Va bene, adesso ci interrompiamo altri 5 minuti, ma prima di interrompere dico qual è il piano che dobbiamo sviluppare adesso. Noi abbiamo fatto due cose questa mattina. La prima è far vedere che ci sono funzioni integrabili e ci sono funzioni non integrabili. La seconda è vedere le proprietà di base dell'integrale. Adesso però io non mi accontento di vedere degli esempi, vorrei vedere delle classi di funzioni, cioè non posso io dire per esempio che le funzioni continue sono integrabili? E vedremo che la risposta sarà sì. No? In realtà poi ci sono anche funzioni discontinue che sono integrabili, quindi non è la continuità, sarà una condizione, la continuità insieme alla nullità fuori di un intervallo sarà una condizione sufficiente ma non necessaria per... Poi ci sarà da capire qual è, diciamo, da introdurre quella che è la funzione integrale e fare quello che si chiama il teorema fondamentale del calcolo integrale, cioè io prendo una funzione, non la voglio più integrare tutta, ma la voglio integrare solo fino a un certo punto. Allora, se la integro solo fino a un certo punto, questo punto lo chiamo x, questo nuovo integrale diventerà una funzione di x. Che relazione c'è tra la funzione integrale e la funzione integranda? Il teorema fondamentale del calcolo integrale dice che in ogni punto dopo la funzione f piccola, la funzione integranda è continua, la derivata della funzione integrale, la funzione integrale è derivabile e la derivata della funzione integrale è la funzione integrale. Vedremo poi che quello sarà il punto di partenza per costruire tutte le, diciamo, formule che, diciamo, tanto ci... Quanto riguarda le funzioni continue dobbiamo in realtà premettere un risultato. Questo risultato lo dimostra, anche se la dimostrazione che do io non è particolarmente difficile, però è importante, che è il teorema di Cantor. Supponiamo di avere una funzione definita, diciamo, ho uno spazio medio x di poi k e contenuto di x compatto, e supponiamo di avere una funzione da k in r. Allora, f è continua se e solo se f è uniformemente continua. Allora, dimostrazione, ricordiamo prima cosa vuol dire continuo e cosa vuol dire uniformemente continuo. È ovvio che, se questo ve lo ricordate, anche se non vi ricordate precisamente la definizione, che uniformemente continuo è di più, quindi uniformemente continua f è continua in k se e solo se per ogni x appartenente a k, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta che dipende sia da epsilon che da x, tale che se x meno y, anzi, per
distanza di x da y minore di delta implica f di x meno f di y. No, in ogni punto di gamma c'è la continuità. Cosa vuol dire la continuità? Per ogni epsilon esiste un delta, tale se che i punti di partenza distano meno di delta, i punti in arrivo distano meno di epsilon. Quello di f di y meno f di x. L'abbiamo fatta anche f è uniformemente continua su k se solo se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta uguale a delta stavolta del solo epsilon, tale che se la distanza di x da y è minore di delta, allora f di x è minore di y. Come vedete, questo per ogni x è come se fosse passato dopo, cioè perché è implicito in questa condizione qua, per ogni xy tale che la distanza di x da y è minore di y, quindi delta stavolta può dipendere dal solo epsilon e non anche da x. Quindi è chiaro che questa definizione è più forte, quindi è ovvio che questa funzione risulta essere continua, che è una funzione che risulta essere uniformemente continua è anche continua. Vogliamo vedere che è vero invece questo, quindi dobbiamo mostrare l'indicazione che va da sinistra verso destra. Queste sono le due definizioni, def e def. Adesso invece dobbiamo fare la dimostrazione. Supponiamo che f non sia, questa dimostrazione la facciamo per assurdo, allora dobbiamo dimostrare che se è continua è uniformemente continua. Supponiamo il contrario della tesi, quindi la f non sia uniformemente continua sul K. Allora, che vuol dire? Che esiste un epsilon tale che per ogni delta quella conclusione lì non vale, quindi esiste un epsilon maggiore di 0 tale che per ogni, invece di prendere delta io prendo 1 su n, quindi prendo per ogni n appartenente a n, esistono x con n e yn appartenenti a k tali che la distanza di x con n da yn è minore di 1 su n. E contemporaneamente, stavolta questo appuro cosciato significa e contemporaneamente, non significa il minimo tra, e contemporaneamente f di x con n meno f di y con n è maggiore di y, maggiore o uguale a y. Allora, io cosa so? So che la successione x con n è una successione contenuta in un compatto K, quindi per le proprietà dei compatti so che esiste una sottosuccessione x con n j, una successione estratta, tale che il limite x con n j è uguale a x che è un elemento ancora. Quindi da ogni successione si può estrarre una sottosuccessione che converge alla media. Quindi dire questo vuol dire che la distanza di x con n j da x quando j tende a infinito tende a 0. Allora andiamo a vedere ynj che fa.
la distanza di ynj da x, vabbè, è maggiore o uguale a 0. Per la disuguaglianza triangolare è minore o uguale della distanza di ynj da x con nj più la distanza di x con nj da x. Ma la prima, se vi ricordate, la distanza di x con n da y con n era minore, uguale di un, era minore stretto di 1 su n, quindi questa è minore di 1 su nj più la distanza di x con nj da x. Adesso fate tendere j a infinito. Allora, questa la sapevamo già che tende a 0, perché x con nj convergeva a x. Questa è 1 su nj, quindi pure questa tende a 0. Quindi, questa che sta in mezzo pure tende a 0. Quindi abbiamo scoperto che anche il limite di y nj pure fa x, cioè queste successioni andavano a coppia, andavano a braccetto, erano via via sempre più vicine. Allora, se una, almeno l'estratta, tende a x, anche l'altra deve tendere a x. Disuguaglianza di ambo. Adesso, cosa otteniamo? Applichiamo, supponiamo che f non sia uniformemente continua, ma e che f sia continua. Quindi supponiamo l'ipotesi ma non la tesi, cioè supponiamo che f è continua ma non uniformemente continua. Allora, siccome la f è continua, il limite di f di ynj quanto deve fare? Se ynj tende a x, abbiamo visto le funzioni continue, l'immagine deve tendere a f di x. Per lo stesso motivo il limite di x con nj faceva x, e quindi il limite di f di x con nj deve fare lui, pure lui f di x. Cioè, se x con nj tende a x, y con nj tende a x, le immagini devono tendere tutte e due a f di x. Quindi il limite di f di x con nj meno f di x con f di y nj è uguale a f di x per f di x, deve fare 0. Ma io so che f di x con nj meno f di y nj è sempre maggiore o uguale di epsilon, sta scritto là, quello è vero per ogni n. Quindi queste due ultime conclusioni sono contraddittorie, cioè non può essere che quella differenza è sempre più grande di epsilon e contemporaneamente questa è maggiore o uguale di epsilon per ogni j, per ogni j, e quindi otteniamo un assurdo. E allora abbiamo ottenuto l'assurdo dall'aver ipotizzato che fosse vera l'ipotesi e fosse falsa la tesi. Quindi se la funzione è continua deve essere necessariamente uniformemente. Attenzione, qui come ipotesi c'è che l'insieme è compatto, sia compatto. Se l'insieme non è compatto la conclusione non è necessariamente vera. È chiaro? Oh, questo risultato è, sì, c'è una dimostrazioncina, ma è un risultato importante, perché è quello che diciamo ci aiuta di molto nella dimostrazione che se una funzione è continua e nulla fuori di un intervallo, allora è integrabile secondo me. Andiamo a fare
Poi discuteremo anche chi sono le funzioni continue, faremo tutte le considerazioni sulle funzioni formalmente continue. Già ne abbiamo fatto un po' a suo tempo, ma insomma. Però non adesso. Adesso dobbiamo andare a vedere, tornare agli integrali. Adesso andiamo a vedere a teorema F è una funzione continua su tutto R, nulla fuori di un intervallo. Cioè esiste AB, tale che fuori di AB la funzione vale 0. Allora F è integrabile secondo te. Dimostrazione. La prima cosa, esiste AB tale che F di x uguale 0 se x non appartiene ad AB. Poi la funzione è continua su tutto R, quindi è continua anche su AB, ma AB è un intervallo chiuso, quindi ecco un fatto. Quindi per il teorema di Cantor F è uniformemente continua su AB. Quindi adesso diciamo sia epsilon maggiore di 0 essendo la funzione uniformemente continua esiste delta tale che se x meno y è minore di delta allora vuol dire che f di x meno f di y è minore di epsilon. Vabbè, questo è vero su AB, è vero anche su tutto R, perché poi fuori di R la funzione vale 0. Tra l'altro questo vuol dire che se questa condizione qua, diciamo, implica che esiste delta tale che se x meno y è minore o uguale di delta, allora f di x meno f di y è minore o uguale di y. Cioè fate, se qua ci mettete l'uguale passando al limite ottenete semplicemente che la disuguaglianza da stretta diventa più. Allora adesso che cosa facciamo? Prendiamo x con 0 uguale a, allora prendiamo minore di x con 1 uguale a più b meno a fratto n, minore di x con i uguale a più i volte b meno a fratto n, minore di x con n uguale, se ci mettete al posto di uguale n, n semplifica più b meno a fa b. Cioè noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cioè suddiviso l'intervallo AB in n intervallini.
io so che solo su questo intervallino la mia funzione è diversa da 0. Ognuno degli intervallini, siccome tutto l'intervallo è lungo b-a, ognuno degli intervallini è lungo b-a fatto n. Adesso andiamo a vedere quello che succede sull'intervallino iesimo. Allora, qui cosa avrò? La funzione caratteristica di x con i meno 1, x con i. Per quale motivo? Perché voglio, diciamo, costruire delle funzioni a scalino, una da sotto e una da sopra. In mezzo ci voglio che ci sia f, e voglio che questa disuguaglianza sia vera in tutte le x dell'intervallino. Che costante ci devo mettere da sotto? Questo è l'intervallino iesimo. Qual è la miglior costante che posso mettere da sotto? Il minimo è la funzione. Quindi qua ci metto una costante che chiamerò lambda i, e qua ci metterò una costante che chiamerò mu con i, dove lo devo scrivere da qualche parte, lo scrivo qua. Lambda i è uguale a che cosa? Al minimo di f di x per x appartenente a x con i meno 1, x con i, x con i meno 1, x con i di f di x. Per quale motivo l'intervallo lo prendo chiuso? Vabbè, lo prendo chiuso perché sennò il minimo non so se ci sta. Se lo prendo chiuso l'intervallo è un insieme compatto, la funzione è continua e quindi il minimo c'è. Per quanto riguarda invece mu con i, faccio la stessa cosa col massimo. Massimo per x appartenente a x con i meno 1, x con i di f di x. Vedete, minimo e massimo. Ora, io cosa posso dire sulla... fatemi cancellare il disegno che ora non mi serve più. Cosa posso dire? Allora, diciamo, questo è uguale a f calcolato in un certo punto xi con i. Questo è uguale a f calcolato in un certo punto zi. Cioè, minimo e massimo vengono raggiunti per il teorema di Weierstrass su questi intervallini. Quello che posso dire fatemi recuperare un po' di spazio qua, posso dire che zi meno xi con i è minore o uguale di b meno a fratto n. Ok? Ma se io prendo n abbastanza grande, sia n abbastanza grande tale che b meno a fratto n sia minore di delta, minore o uguale di minore di delta. Allora questi due punti distano meno di questa quantità, che è meno di delta. Allora che vuol dire? Vuol dire che le loro immagini che però vi ricordo essere lambda i meno, diciamo, mu con i meno lambda i, qua posso anche non mettere il valore assoluto perché lo so che mu con i è il massimo, quindi è più grande, questo deve essere minore di epsilon, perché per l'uniforme continuità, quando i punti avevano in partenza distanza minore di delta, questa era una distanza minore di epsilon. Adesso cosa faccio? Non faccio altro che fare la somma per i che va da 1 a n di questa, e la somma per i che va da 1 fino a n di questa. Allora, questa qui è una funzione che chiamo psi. È una funzione a scalino? Sì. Maggiore alla funzione f? Sì.
Allora dice, ma quale intervallo è seno aperto e quale intervallo è chiuso? Non fa niente, meglio. Perché io per maggiorare la funzione f sull'intervallino iesimo mi basterebbe prendere l'estremo superiore sull'intervallo seno aperto a destra, prendo il massimo sull'intervallo chiuso e sicuramente e in realtà è uguale, ma se la funzione non fosse continua potrebbe teoricamente essere più grande. Comunque è una funzione a scalino maggiorante la f. Questa qua è un'altra funzione a scalino che chiamo phi, stavolta è una funzione a scalino minorante la mia funzione f. A questo punto cosa mi rimane da fare per dimostrare quindi questo passaggio a minore uguale non mi serviva. Cosa mi rimane da fare per dimostrare che f è integrabile secondo Riemann? Mi basta far vedere che l'integrale di psi meno f è piccolo. Allora proviamo a fare l'integrale esteso a r di psi di x meno phi di x, psi meno phi, scusate. Ma questo integrale non è altro che la somma per i che va da 1 fino a n di mu con i meno lambda i per la lunghezza dell'intervallino, ma ogni intervallino era lungo più o meno fratto n. Vedete? Devo fare l'integrale di questo meno l'integrale di questo, quindi devo fare mu con i meno lambda con i su questo intervallino. Questo intervallino è lungo più o meno fratto n e quindi viene per più o meno fratto n, quindi mi viene. Io so che questa quantità è più piccola di somma per i che va da 1 fino a n di epsilon per b meno a fratto n, perché abbiamo appena dimostrato che mu con i meno lambda i è sempre minore di epsilon. Guardate che quella epsilon non dipende da i, quindi tutta questa costante la porto fuori e alla fine mi viene epsilon per b meno a. Uno dice, ma viene epsilon per b meno a su n? No, perché poi ci sta la somma, vedi che va da 1 a n di quanto? Rimane 1, 1 sommato n volte fa n, perché gli intervalli sono n, 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 si sì. Quindi rimetto, viene epsilon per b meno a. Allora, cosa ho dimostrato? Io dico che ho finito. Cosa ho dimostrato? Io ho preso una funzione continua per il teorema di Cantor, so che è uniformemente continua. Grazie alle uniforme continuità so che se prendo degli intervallini abbastanza piccoli, diciamo l'oscillazione della mia funzione, cioè il massimo meno il minimo sull'intervallino, non supera epsilon. Allora prendo gli intervallini abbastanza piccoli e allora ho costruito due funzioni a scalino, una maggiorante e una minorante, tale che l'integrale della differenza è minore. Ah, ma non è venuto epsilon, è venuto epsilon per b meno a. È la stessa cosa. Se volete il risultato pulito che volete epsilon, qua ci mettevate fratto b meno a in maniera tale che si semplificava alla fine. Però diciamo, siccome la notazione del teorema era già abbastanza pesante, non l'ho voluto mettere all'inizio perché era, diciamo, qua si capisce, no? Se vuoi epsilon dovevi trovarti un b meno a denominatore per semplificare, non è importante, l'abbiamo detto più di una volta, se alla fine la dimostrazione invece di venire epsilon viene epsilon per una costante, il teorema funziona lo stesso. Quindi abbiamo appena dimostrato che tutte le funzioni continue e diciamo nulle fuori da un intervallo, la nullità fuori da un intervallo ci vuole, altrimenti non riuscite proprio a costruire una funzione a scalino maggiorante. Le funzioni a scalino sono una somma finita, una combinazione lineare, una somma finita di funzioni di multipli di funzioni caratteristiche. Quindi qualunque funzione a scalino è nulla fuori di un intervallo. Abbiamo appena dimostrato che una funzione del genere è necessariamente integrabile secondo Riemann. Corollario, lo diamo senza dimostrazione. Ma è vero anche il corollario, cioè se è integrabile? No,
se aspetti un secondo vedrai che non è, che se è integrabile non è dentro i secondi. Corollario infatti cosa dice? Sia F da R in R nulla tale che F è nulla fuori dell'intervallo. Primo f col secondo esistono x con 1, x con k, cioè poi secondo, vabbè, terzo f è limitato, comunque esistono f1, x con 1, x con k tali che f appartiene a c0 di r meno con 1 con k, cioè esiste un numero finito di punti al di fuori del quale la funzione è con ci vuole però anche limitare, perché nel momento in cui la funzione non è continua in un punto è vicino a quel punto potrebbe andare a infinito e questo non lo vogliamo. Se vi ricordate, per poter costruire le funzioni a scalini maggioranti e minoranti ci vuole che il mio grafico di funzione sia scatolato tra quello delle funzioni a scalini di sopra. Quindi qual è la tesi? Tesi F è integrabile secondo Riemann, quindi non è affatto necessario che la funzione sia continua, ma qualunque funzione che diciamo non è continua in un numero finito di punti va bene, a patto che deve essere sempre nulla fuori dall'intervallo e limitata. Per esempio una funzione che faccia così, metto poche discontinuità, la funzione è così, questa è integrabile secondo me. Qua vedete c'è un punto in cui ho messo una, vabbè, di qua c'è un limite, di dall'altra parte non c'è il limite, ho messo addirittura la disponibilità S. La dimostrazione di questo teorema non la faccio, vi do solo l'idea, perché diciamo l'idea vale la pena di capirla, ma la dimostrazione è stupida in sé. Il concetto è: mettete delle piccole scatole, che queste tre scatole, qui c'erano tre punti dove la funzione era discontinua. Allora, vabbè, qua la mia funzione era positiva, quindi le scatole posso fare da 0 e l'altezza delle scatole, mettiamo che per tutte e tre la metto m, dove m io so che la funzione è minore o uguale di m. Certo, da qualche parte sarà sprecata. In generale la scatola la dovrei fare da meno m a m. Allora qua diciamo quant'è l'area di queste scatole? Questi sono rettangoli. Allora le scatole sono k, l'altezza di ogni rettangolo è 2m, da meno m a m, dove m è tale che la funzione di valore assoluto non supera mai m, perché la funzione è limitata. E però le scatole sono k, cioè se le scatole le metto vicino a ciascuno di questi punti x con 1, x con 2, x con k, il problema, la scatola quando la faccio là? Lo decido io, perché siccome solo in quei punti la funzione è discontinua, se io con la scatola copro quei punti, poi altrove la funzione invece sarà continua. E quindi qua per esempio ci metto epsilon fratto 4 mk, in totale l'area è minore
di epsilon. Ok? Altrove la funzione è adesso è continua. Allora posso rifare il ragionamento precedente, cioè posso costruire un'approssimazione con la funzione a scalino dal basso, la funzione a scalino dall'alto, per tale che l'integrale della differenza sia minore di, mettiamo epsilon mezzi. Allora, vedete, qua faccio così. Qua posso approssimare bene, no? E vabbè, qua ci sarà, le mie scatole dovranno essere un po' più salive, vabbè, faccio così e faccio così, tanto qua sarà così, qua sarà così, e similmente da questa parte. A questo punto avrò costruito una funzione, due funzioni a scalino, una da sopra e una da sotto, tale che l'integrale della differenza quanto farà? Cioè l'area totale di queste scatole quanto farà? Beh, se mi regolo in maniera tale che l'area delle scatole faccia epsilon mezzi di queste qui che sono, diciamo, hanno più o meno la base d'altezza, diciamo, dello stesso ordine di grandezza, epsilon mezzi più epsilon mezzi di queste scatoline, rettangolini verticali molto stretti, molto alti, ma l'altezza è fissa, però molto stretti, in totale epsilon mezzi più epsilon mezzi farà epsilon, quindi l'integrale di psi meno fi sarà minore di epsilon mezzi più epsilon mezzi che farà epsilon, e questo dimostrerà, ripeto, è un'idea, è uno sketch, non è una dimostrazione fatta bene. Quindi il concetto è, lontano dai punti scongiunti con K posso approssimare come facevo prima, vicino ai punti scongiunti con K ci metto delle scatoline che coprono quei punti, però la cui larghezza io posso, le scatoline sono fisse, l'altezza è fissa e la larghezza la posso mandare a zero. In totale posso fare in modo che la somma totale delle aree sia minore di epsilon, cioè che l'integrale di psi meno fi sia minore di epsilon, e questo dimostra che la funzione è integrabile secondo primo. Un altro corollario, lo dico a parole, se io prendo una funzione e questa funzione la altero solo in un numero finito di punti, per esempio prendo la funzione 0, poi prendo in un punto la metto 1, la funzione 0 era integrabile? Sì. L'integrale quanto faceva? 0. Adesso se prendo una funzione che vale 0 dappertutto tranne nel punto 3 dove vale 1, secondo voi che cosa fa? Solo qui la funzione vale 1. Se ci metto una scatolina qua, ho creato una funzione a scalino che è la maggiora, quella che è la minore è sempre 0, la funzione a scalino che è la maggiore avrà integrale minore di epsilon, e quindi che vuol dire? Che l'integrale continua a fare 0, cioè un numero finito di punti dal punto di vista dell'integrazione non conta nulla, cioè che prendo una funzione, l'altero in tre punti, in quei tre punti magari diventa discontinua, però dal punto di vista dell'integrazione non è successo niente, l'integrale rimane sempre lo stesso. Quindi non ci sono, allora diciamo, andiamo a riassumere quello che abbiamo dimostrato. Noi abbiamo dimostrato, prima abbiamo visto che con degli esempi che c'era qualche funzione integrabile secondo lì, poi abbiamo visto le proprietà dell'integrale, almeno quelle basilari, poi ci siamo detti ma non è che le funzioni integrabili secondo lì saranno solo le funzioni a scalino più quelle 3 o 4 dell'esempio, quelle 2 che abbiamo fatto nell'esempio, non è che può essere che non ce ne stanno altre. Allora abbiamo dovuto usare degli strumenti un po' più potenti e abbiamo dimostrato che no, guarda, ci stanno per esempio tutte le funzioni continue e nulle fuori di intervallo. Poi abbiamo visto che, ma guarda, anche se sono continue e limitate, nulle fuori di intervallo, non serve che siano continue proprio dappertutto. Se in certi punti, però un numero finito di punti, sono
non sono continue, non fa niente. Le funzioni continue devono essere integrabili. Di per sé questo ci deve essere chiaro sin dall'inizio, le funzioni a scalino non sono continue. Ma no, questo non faceva nulla dal punto di vista dell'integrazione, no? Infatti anche le funzioni diciamo integrabili secondo Riemann non devono essere per forza continue, per esempio possono essere continue tranne che nel numero finito di punti. È una condizione sufficiente per integrabilità secondo Riemann. Ulteriormente, se io prendo una funzione integrabile secondo Riemann, l'altra è un numero finito di punti, non solo la funzione rimane integrabile secondo Riemann, ma l'integrale non cambia. Ok? Vabbè, quindi queste prime dimostrazioni ci dicono che in realtà molte funzioni sono integrabili secondo Riemann. A parte il discorso del fatto che il grafico deve essere scatolato, cioè che la funzione deve essere limitata e nulla fuori di un intervallo, a parte questo, non serve neanche la continuità, ci basta meno della continuità. Anzi, la continuità è una condizione sufficiente per l'integrabilità. Quindi abbiamo funzioni integrabili, poi abbiamo le funzioni continue, poi abbiamo le funzioni derivate. Quindi queste implicazioni sono strette. Una funzione può essere integrabile senza essere continua, una funzione può essere continua senza essere derivabile. Quindi la categoria delle funzioni integrabili secondo Riemann è bella ampia. Rimane il fatto che, a parte la definizione e a parte la proprietà dell'integrale, noi in molti casi non sappiamo ancora come effettivamente svolgere il calcolo dell'integrale. Se c'è un modo, cioè, per poter calcolare direttamente l'integrale senza fare ogni volta tutta quella tiritera di approssimare da sotto e da sopra che fa perdere un sacco di tempo, a quest'ultimo risultato risponderà il teorema fondamentale del calcolo integrale. Faremo giovedì prossimo.